Ma che bella la vita in bici! La vedete questa bicicletta che appare alla destra del vostro teleschermo? Ha un nome di donna, Tiziana, e ha 58 anni, anche se non è carino dire che lei signore, dire l'età delle signore. Ed ha esattamente gli anni e il nome della sorella di Danilo Collalti. Buongiorno Danilo. Buongiorno. Bentornato dalla Germania. Grazie. Noi col fiato sospeso non sapevamo se ce la facesse o meno in tempo ad arrivare. Danilo è l'erede di una famiglia storica di Roma che ha la bottega delle biciclette esattamente nello stesso punto da oltre 100 anni, la famiglia sì. Collalti. Sì. È stato nonno Rodolfo, il primo, Rinaldo, il primo, me ne sono accorta mentre lo dicevo, il primo a mettere su sta bottega, perché aveva la passione delle biciclette, che allora però voleva dire quasi come la fabbrica del, come una fabbrica di auto, era mestiere, era passione, ma era anche una vera e propria industria, era artigianato puro. Sì, sì. Era proprio, si creava tutto, anche come possiamo vedere il negozio è rimasto antico così, nel senso del tipo di lavoro che si faceva, si creava la bicicletta dall'oggetto, dai raggi, dal cerchio, alla sella, a cioè, tante voi, cose. Cioè voi, nonno Rinaldo, faceva tutta la bici? L'80% della bicicletta. Quindi avevate anche le attrezzature particolari. Sì, 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 attrezzature, le piegatubi per fare i manubri, lo stampo per le selle che se l'è fatto da solo. Stampo delle selle che te ci hai portato, Danilo, vero? Sì, sì. Eccolo qua, guardate qui lo stampo della sella. Questo qui è meraviglioso. È del 1910. Oh mamma mia. Questo è un prodotto fatto proprio a mano, infatti non c'è una parte uguale. C'ha 104 anni di storia. Sì. Sì, questo qua mio nonno l'ha fatto perché non c'era niente, ti dovevi creare tutto. Ti dovevi creare tutto quanto, a parte la gomma che già esisteva, la camera d'aria, ma ti trovare il cerchio, il raggio, il nipples, la testa del freno, del filo del freno, le ganasce del freno. Noi abbiamo tutto, tutto quanto. Infatti non basta uno studio per portare. E immaginiamo, ma siamo venuti a trovarvi, avete visto già le immagini prima, semmai li facciamo anche rivedere, la bottega è una poesia, è veramente poesia, poesia pura. Il nonno questa intuizione ce l'ha grossa e insomma i Collalti cominciano a diventare un nome, nel senso che quella bottega è un punto di riferimento per tanti, si ordinava la bici, la disegnavate, com'era 100 anni fa? 100 anni fa si chiedeva la bicicletta com'era. Era normale, era un telaio fatto con due ruote, una sella, forse anche senza freni. Quelli sono venuti dopo. Però sì, si chiedeva la bicicletta come piaceva. Intanto stiamo vedendo dei documenti storici, anche il nonno, tra l'altro molto elegante, questo profilo elegante, la cui vita però viene sconvolta ovviamente dalla guerra. Dalla guerra, sì. E la guerra per voi è una ferita ancora aperta, raccontata in una lapide che ancora oggi si può leggere vicino all'ingresso della bottega. Che cosa succede, Danilo? Niente, loro facevano attività antifascista, quindi praticamente tutto quello che era la resistenza, il 50% è passato nel nostro negozio, insieme a Giolitti, a Trombadori, a Vassalli. Furono compagni di brigata. Quando vengono scoperti, la stiamo leggendo in questo momento, quando vengono scoperti, la famiglia Collalti deve essere colpita, viene colpita negli affetti più cari. Sì, furono deportati mio nonno e mio zio, tra cui mio nonno aveva 62 anni, mio zio ne aveva 32, quindi ne aveva 30. Deportati a Mauthausen. Deportati a Mauthausen, siccome erano operai specializzati hanno fatto vari campi di concentramento, tra cui l'ultimo Mauthausen, 18 mesi, e lì lui non ce l'ha fatta. Cioè, loro riescono a tornare tutti e due? Riescono vero? A tornare, però mio zio tornò ammalato. Dopo 5 giorni dal ritorno a Roma, morì. Zio muore. E a quel punto, immaginate cosa significhi per un padre non essere sopravvissuto a questa situazione. Nonno però mica si arrende, si rimbocca le maniche. Sì. E torna a confrontarsi poi con tempi che sono cambiati, perché poi arriva il boom dell'automobile, ma non molla. Non molla, non ha mai mollato, e come non ha mai mollato nei tempi di guerra, perché quando nei tempi di guerra è riscoperto come antifascista, dove andavi a fornirti? Non ti davano niente, certo. Quindi andavano dei robbi vecchi, ok? Certo. Compravano le reti da letto e con le reti da letto facevano le biciclette.
Lasciamo in sospeso questa storia, anche su questa immagine, le vecchie, tra virgolette, pubblicità, quelle di un tempo, quelle che reclamizzavano l'arte di questa famiglia. Il nonno non si arrende, abbiamo detto, l'impresa è ancora qua e vedremo come poi vi siete dovuti convertire per riuscire a battere la concorrenza, ma soprattutto per riuscire a rimanere in piedi. Danino, torniamo a noi, il nonno torna e lo zio tornano da Mauthausen, lo zio non ce la fa, il nonno c'ha 6 figli. Diciamo che è difficile poi riprendersi da quella ferita, ma il nonno ce la fa. Solo che si deve inventare cose nuove, perché cambiano i tempi, cambiano le esigenze. Che cosa è oggi la tua bottega? Beh, è lo specchio di tanti anni fa, però degli anni 2000. Quindi nuove tecniche, nuove biciclette, anche se l'attrezzatura, come si può vedere, è rimasta lì storica, funzionante ma storica. Perfettamente. Però si è cambiato tutto. Senti, vogliamo tornare per un momento alla Tiziana. Questa sì. È una storia importante, perché poi dalla Tiziana sono venute delle idee che hanno portato alla sì. realizzazione di modelli ormai immortali. Come nasce Tiziana? Sì, la... Tiziana nasce nel 1957 quando nasce mia sorella, e praticamente hanno creato questa bicicletta con un brevetto fatto da loro, creato con dei tubi che avevano, che poi questi tubi sono rimasti storici, piatti così, e mio nonno con mio padre hanno tirato fuori questo brevetto. E niente, è soltanto la piegatura a metà della bicicletta, che è molto semplice. C'ha 50 anni di storia, anzi quasi 60 questa bicicletta, sì, eh? Attenzione. È molto semplice. Ecco, guardate qui, è così. 60 anni fa già c'era questa idea. L'aveva creata così. Solo che, ecco, non, l'idea era stata questa qui, la chiamata, nasceva mia sorella e l'ha chiamata Tiziana. E beh, se si arriva, se un padre arriva a dare il nome di donna a una bicicletta, si capisce quanto amore ci sia dietro.